Alessandro Nesta, difensore del Milan. Che anno quell'anno a Roma? 1976. Mai si è avuta in una stessa città una concentrazione di nascite così importanti per il calcio. Prima Alessandro Nesta, poi Marco Di Vaio, infine Francesco Totti. Magari fosse sempre così. In 4 anni potresti costruire una nazionale, altro che Roma o Lazio. E invece capitano stagioni di mezze calzette e annate di campioni. I tornei giovanili erano uno sballo. Campetti sempre pieni per vedere quei tre, da tutti predestinati al successo. Il primo ad accorgersi di Alessandro fu Francesco Rocca, detto Kawasaki per la sua velocità quando giocava. Un tempo troppo breve interrotto da un maledetto infortunio. Trovare talenti era diventato il suo nuovo lavoro e quel ragazzino di talento ne aveva tantissimo. Peccato però che Rocca lavorasse per la Roma e la famiglia Nesta da sempre fosse laziale. Matrimonio impossibile e inevitabile passaggio dall'altra parte, dove c'era Di Vaio a incantare coetanei e genitori. Comincia così la favola di Alessandro Nesta. Primo trionfo il titolo primavera, conquistato quando era già titolare. Anteprima della grande festa per lo scudetto del giubileo. Il 2000, 12 mesi prima degli altri, un fantastico sogno pagato carissimo. Il prezzo fu proprio il trasferimento di Nesta al Milan. Accettare fu un atto d'amore che comunque gli ha cambiato la vita. Accolto subito come un idolo, fu il primo forse a lanciare il saluto dalla finestra, gesto d'affetto poi emulato più volte, da Sheva a Kakà. Un romano a Milano non è un emigrante qualsiasi, ma un nostalgico che paragona tutto il nuovo al suo mondo. Il Duomo al Colosseo, i bucatini al risotto, il lago a Fregene. Ma poi finisce conquistato dall'altra capitale, quando gli regala il successo e una dimensione di vita che altrove non troverebbe. Il maestro di vita fu Tassotti, che il percorso l'aveva fatto 20 anni prima. Spiegò a Nesta quanto bello fosse vincere tanto. Per lui sono arrivati altri 2 scudetti, una Champions, il Mondiale per club. Grandi imprese impreziosite dalla Coppa del Mondo conquistata da spettatore per l'infortunio che fece la fortuna di Materazzi. Il posto nella galleria dei signori del calcio l'ha prenotato da tempo. Gli appartiene di diritto. Eppure la sua gioia per la notte di Berlino è sempre stata intrecciata alla delusione che dopo un po' l'avrebbe spinto lontano dalla nazionale. Così, addio maglia azzurra. E la riproduzione della coppa l'ha messa lì, in bacheca, a mo' di amuleto. Deve averne una collezione di amuleti in Nesta. Uno dopo ogni stop. Un altro forse si sarebbe fermato. Lui no. La stagione 2008-2009 è la trascorsa più a Miami che a Milanello, ma non per vacanza.
Una partita giocata da solo contro il mal di schiena, vinta solo dopo un'operazione che avrebbe voluto evitare a tutti i costi. Quest'anno ha incassato gli arretrati. Insieme a Thiago Silva ha formato la coppia difensiva più forte del campionato, forse anche la più forte d'Europa. Si è arrabbiato solo quando una sua frase è stata interpretata come preannuncio d'addio. A 35 anni non si sente anziano, non parla al passato, non prenota la panchina, né in campo né ai giardinetti. Lui come quegli altri due del 76, protagonisti contro ogni legge del tempo. Che anno quell'anno a Roma! Una benedizione, grazie a Nesta, arriva anche da Milano. Da quando ho 8 anni che gioco nella Lazio, ho fatto tutto il settore giovanile, ho fatto capitano, ho giocato tanti anni con quella squadra, ho giocato solo lì, fino a quel punto ho giocato soltanto lì e comunque tuttora è gran parte della mia vita, perché mi ha dato tanto e insieme al Milan sono le uniche squadre dove ho giocato. E poi è capitato che sono dovuto andare via perché la Lazio aveva dei problemi economici, ma hanno venduto in un giorno, hanno venduto me, Crespo, ci hanno venduto in tanti e non c'era più scelta, credo. Tradito no, però sicuramente la Lazio in quel momento mi ha fatto uscire male. Io ero pure più giovane, se mi fosse capitato adesso sarei riuscito a difendermi un po' meglio, sicuramente. Però io capisco le esigenze in quel momento della Lazio, che doveva venderci, però magari farci passare anche da quelli che volevano andare via, magari non è stato proprio carino. Potevano fare qualcosa, dire come stavano veramente le cose, che la Lazio poi, come è successo, era piena di debiti e invece ci hanno fatto passare un po' così. Neanche andare via bene da una società dove avevamo dato tanto e avevamo anche ricevuto tanto, sicuramente, però magari andare via in un altro modo. Giocavo nel Cinecittà, una squadra del mio quartiere dove di Roma, che era figliata alla Roma. L'hanno visto che un po' volevano, ma io vengo da una famiglia proprio laziale. Ero a Cinecittà, nel mio palazzo, non so, 3.000 famiglie, c'eravamo soltanto noi. Eravamo soltanto noi della Lazio, ma mio padre è molto tifoso, mio fratello, tutti quanti a casa. Mio padre è stato fondamentale perché è quello che per non so quanti anni mi ha portato tutti i giorni a fare gli allenamenti, ha avuto una costanza impressionante. Io adesso mio figlio, io spero che non giochi, sennò devo fare quello che ha fatto mio padre, tutti i giorni quando fa freddo. No, poi dopo se lo vorrà fare ce lo porto sicuramente, però non è facile, per adesso sono un genitore anch'io, mi rendo conto del sacrificio che hanno fatto. Lì dei Gragnotti, quella con quando c'era Bobo, Salas, con Mialovic, quella lì, Cavalli, Negro, quella lì credo era una squadra fortissima che forse abbiamo fatto poco per quello che eravamo. Mancano 30 secondi alla fine della partita di Perugia, probabilmente il Milan sarà campione d'Italia, fatica a tenere questi ultimi secondi l'arbitro a Braschi, a Perugia, però occupandoci di quello che sta accadendo qui, e sono immagini strane, sono immagini di giocatori che vagano per il campo attendendo forse un miracolo, io direi che la Lazio comunque ha condotto una grandissima stagione. La Lazio ha regalato due trofei, ha regalato grande calcio, ha regalato dei sogni e non delle illusioni. L'abbiamo buttato via, l'abbiamo buttato per esperienza, credo, eravamo giovani, in un derby ci siamo fatti buttare fuori in 3-4, la partita dopo con la Juve mancava mezza difesa. Ho detto forse eravamo troppo giovani, inesperti, ci siamo fatti un po' trascinare così dal momento senza ragionare, poi dopo invece come poteva andare il dopo derby. Palla profonda in area di rigore, Conte mette fuori, c'è Calori, destro Alessandro!
Calori! 1-0! In questo momento la Lazio è campione d'Italia! Incredibile al Curi! Incredibile al Curi! Quello lì è stato lo scudetto vinto con la Lazio, era il sogno che avevo da bambino, vincere lo scudetto con la Lazio. Poi come è venuto fuori l'ultima giornata, noi già avevamo finito la partita, siamo rimasti allo stadio, di là è successo quello che è successo e è stata una festa impressionante. Poi a Roma si festeggia molto di più che altri posti. Da lì è stato bravo lui, o non c'ero quella domenica. Tutti i calciatori hanno una giornata storica che non è andata, dai più forti ai più. Quella lì è stata la mia giornata che non andava niente. E niente, però sa come tiravano, facevano gol. Poi uno me lo sono fatto quasi da solo, però l'altro, il primo di testa, mi sa che è stato bravo anche lui. Era una settimana un po' difficile, la società in settimana mi ha chiamato per mandarmi, per dirmi di andare, perché già la situazione economica non era delle migliori, ma hanno detto che a fine stagione dovevo andare via e mi volevano mandare alla Juve, mi sembra. Io non volevo andare, è successo un po' di macello, poi è iniziata la partita così, tutto quanto, ho fatto dei danni mai visti. Alla fine quello che era successo in settimana così, ho detto andate a quel paese e sono uscito facendo una stupidaggine, ho detto. Ero giovane, magari come fosse successo adesso l'avrei gestito in modo diverso, in modo sicuramente migliore. Volevo andare in tante squadre e non volevo andare io, non volevo andarmene dalla Lazio, perché stavo bene lì, ero soddisfatto per tutto, perché guadagnavo bene, era la mia città, facevo il capitano e poi ero cresciuto lì, per me era quello, era il calcio. E sono venute qualche squadra, no, poi invece l'ultimo allenamento eravamo a fare il torello a Formello e c'era il presidente col telefono che ogni tanto faceva il torello e chiamava uno, ma prima ha chiamato me. Vieni il telefono. Devi andare lì alla fine, non potevo fare niente, stavo per chiudere il mercato. Mi hanno mandato e sono andato via subito io. Poi sono arrivato lì un macello, sai, un po' era una giornata particolare per me. Sono arrivato allo stadio a San Siro, mi giro, io che ero sotto la curva del Milan, mi giro, c'era Crespo invece sotto la curva dell'Inter, che la mattina eravamo a fare il torello a Formello insieme. Mi dico, come stai qua? Mi ha preso l'Inter. Allora sono rimasto qua. C'è rimasto qualcuno lì. E allora è andata così.
sicuramente non l'ho vissuta bene quel giorno, lo ammetto, non ho nessun problema. Però mi sono trovato mille cose addosso, io poi come carattere non è che sono molto, che mi fa, piace farmi vedere, invece mi hanno messo sul balcone lì. Mi sono trovato in una realtà che fino al momento prima facevo proprio parte. Sono andato in TV con Galliani, così avevo una faccia che comunque a quel momento era quella. Non ero felice e molto dispiaciuto per quello che avevo lasciato. Poi col tempo mi sono ambientato e credo adesso sto benissimo. Sono stato da Dio, fino adesso sono stato da Dio qua a Milano. Sai tanti piano piano, credo. Poi le vittorie che ti fanno con i compagni, l'allenatore, ho avuto un allenatore come Ancelotti importante, che ha avuto un rapporto con i giocatori fuori dal comune, credo. Le vittorie, le serate dei Champions, perciò questo qua ti fanno poi dopo amare tutto quello che è intorno. Io ho avuto la fortuna di avere sempre allenatori bravi per me, ho avuto tanti, ho avuto sempre bei rapporti. Io parto da quando sono piccolo, ho avuto 4 anni un allenatore che si chiama Wolfgang Patarca, che ha preso me, Di Vaio, tutto un gruppo, che poi dopo a 8 anni ci ha preso e poi dopo ci ha portato, tanti giocano in Serie A, c'è Flavio Roma, e ci ha insegnato a giocare a calcio, uno che non faceva fisico, niente, solo tecniche, faceva. E adesso lavora con mio fratello, perché mio fratello ha una squadra di calcio e lavora con lui, perciò è una persona che sono molto affezionato. Poi ho avuto Zoff, che mi ha fatto esordire, lo devo ringraziare per tutta la vita, e poi credo che il salto qualità me l'ha fatto fare Zeman, che è vero che dicevano e dicono che non cura la fase difensiva, però sia fisicamente, tatticamente, come personalità, mi ha fatto crescere moltissimo, mi ha fatto crescere me e tutti quelli che in quella squadra. Ma io ho giocato fino in primavera, ho giocato a centrocampo, forse mi ha aiutato un pochino quello. Poi ho fatto il terzino, poi sono fatti male 3-4 centrali, Zeman un giorno mi ha messo centrale, ho fatto bene le ultime 4 partite della stagione, ho fatto molto bene. L'anno dopo la Lazio comunque erano arrivati i soldi alla Lazio, c'era Gragnotti che iniziava a spendere. Invece lui ha detto: io questo ragazzino qua faccio giocare lui, non voglio nessun centrale. Anch'io sono rimasto stupito, perché io ho fatto 4 partite da centrale, ho giocato terzino tutto l'anno. E invece poi ha avuto ragione, perché poi ho messo lì lui e mi ha fatto continuare, mi ha fatto fare la mia carriera così. Adesso devi essere, penso, veloce e attento soprattutto, devi sbagliare meno possibile. E poi io penso alla velocità, adesso i giocatori centrali veloci sono quelli che poi danno più risultati. E poi devi avere tante altre qualità, tempismo, personalità, tutto quello che poi deve avere un giocatore, credo. La ricordo benissimo, la ricordo quando abbiamo dormito, non so, una tensione mai vista, anche perché era contro la Juve, che comunque la tensione era doppia. E niente, primo anno io pensavo di andare in una grande squadra che è il Milan, però veniva da qualche stagione che era un po' faticato. Poi invece mi sono trovato una squadra e subito ho visto che no, questa forse è la squadra di più di quello che pensavo io. E infatti sono andato in finale Champions League, mi ha fatto quella finale bellissima, uno stato bellissimo, poi potevamo perdere perché poi siamo andati ai rigori, poi potevamo vincere, abbiamo vinta e è stata una serata stupenda. La Champions League fu lunga, però l'inizio fu il preliminare. Io ero a casa, che ancora giocavo nella Lazio, ero a casa tranquillo, proprio se passava il Milan o non passava, a me non cambiava niente. Invece poi il passaggio e il turno ha permesso che io andassi al Milan, perché forse se fossero usciti quella sera lì, io stavo ancora a volarsi, andavo in un'altra squadra, non so che fine avrei fatto. E invece poi partita da lì, è iniziata a vincere, poi è stata una cavalcata impressionante, abbiamo vinto contro tutti, abbiamo veramente delle serate, abbiamo... Chi veniva a quel periodo eravamo troppo forti. Lo sport comunque fatto da piccoli ti leva dalla strada e comunque ti dà disciplina, fai meno cavolate di chi sta tutto il giorno sotto casa a far niente, che si annoia,
e perciò qualche cavolata la fa. Andando a giocare, cioè, il tempo viene coperto dagli allenamenti, dalle partite, e poi ti dà un interesse che comunque è fondamentale. Poi dopo arriva il successo, all'inizio hai un attimo di sbandamento che è normale, perché l'anno prima arrivi con la punta a campo, l'anno dopo ti puoi comprare qualcosa di più importante, è normale che un ragazzo di 19 anni, 20 anni un attimo, diciamo, sbarella. E l'importante è capire subito che alla fine non sei nessuno. Fai ringrazio a Dio che fai una cosa bellissima nel calcio, che comunque sei uno come gli altri e devi vivere il successo in modo tranquillo, che un giorno c'è, il giorno dopo darsi che sei uno qualsiasi un'altra volta. La vecchia guardia, che era Maldini e Costa Curto, io metto pure Costa Curto perché è un grande, che comunque noi giovani veniamo da altre squadre, così ci hanno trasmesso quello che è un po' la mentalità per stare qua in questa società, per andare a giocare in Europa, perché tanti di noi avevano giocato in Europa però senza avere grandi risultati. Credo che sono stati loro due che hanno permesso anche i successi dopo, nel 2007, tutto quello che è stato, trasmettendo a tutti noi, che adesso siamo diventati noi vecchi, quello che voleva dire stare qua. E penso che è iniziato i Baresi, i Tassotti, questi qua, hanno trasmesso a Paolo, a Billy. Poi dopo un pochino è arrivato anche a noi qualcosina, e noi dobbiamo essere bravi comunque a trasmettere questo qua. Poi Milan avrà sempre grandi campioni perché è una grande società, però questa cosa non si deve mai perdere, credo. Dentro per Kakà cerca la percussione, Kakà se ne va, Kakà il tiro, rete, Kakà un gran gol. Per me eravamo la squadra più forte che c'era in quel momento. Poi mi sembra che quell'anno arrivò Kakà. Arrivò Kakà? Sì. E perciò anche lui, già una squadra così forte, metti dentro pure Kakà. Mi ha fatto anche poco, ovviamente, solo il campionato quell'anno. In Champions avevamo uscito male. E comunque eravamo, credo, la squadra più forte in Europa in quel momento lì. Perciò mentre lo scudetto mi ricordo soltanto la partita decisiva con la Roma in casa, quando Fagosceva subito, primo minuto, secondo minuto, rosso di Kakà e niente, lì mi ha sancito con la vittoria che è strameritata, penso. Cafu chiede palla a Kakà in profondità, il suggerimento è per Kakà, uno contro uno, Kakà prova ad andare, arriva il traversone per Shevchenko, Andriy Shevchenko, 1:22, 1-0. Paolo Maldini è stato un esempio per tutti noi, sia in campo che fuori, come gestiva anche le emozioni, la mentalità che aveva ogni partita. Un giocatore come lui, che ha vinto già tutto, ogni partita metteva una determinazione, una voglia che se l'è portata fino a 41 anni, che non è facile perché dopo tanti anni, comunque sempre nella stessa società, tutto uguale, mantenere sempre gli stessi stimoli non è facile. Io credo che lui ci sia riuscito alla grande, comunque, ho detto, l'esempio è stato lui. Poi per me ce ne sono anche, detto, anche Billy, per me è stato un esempio per tutto. I faccia a faccia su Sky TG 24 tra i candidati sindaci delle grandi città sono stati un successo. La corsa per diventare sindaco. Perché è la notte dei campioni, perché è il massimo del calcio, perché si gioca a Wembley, perché è una festa unica, perché è una rivincita, perché la guarderanno in tutto il mondo, perché è un grande spettacolo, perché è un'esperienza anche in 3D, perché è Barcellona-Manchester United, la finale dei sogni. Sabato dalle 19:30 su Sky Sport 1. Dal cioccolato Perugina e dal nostro gelato più cremoso abbiamo creato i gelati nero e latte Perugina per darti il piacere del puro cioccolato Perugina anche in un gelato. Dai, stai buono, Frank, sto giocando.
Stars Card, un metodo rivoluzionario per gestire il tuo conto di poker online. Registrati online e ritira la tua carta presso una delle 10.000 ricevitorie abilitate. Dai, dai che sono lì, dai, vai! Puoi ricevere le tue vincite direttamente sulla tua Stars Card. È anche una carta Visa Electron e la puoi usare subito per i tuoi acquisti. PokerStars.it, il più grande sito di poker in Italia. Con Multicentrum ogni giorno scopri che vitamine e minerali insieme ti danno di più. Energia. Difese naturali forti. Una pelle sana. Protezione dagli stress ambientali. Dalla ricerca scientifica, tanti benefici in un'unica formula. Multicentrum, per sentirti completo, dalla A allo Zinco. E dopo i 50 anni, scopri i benefici specifici di Multicentrum Select. Ho bisogno della strada. Qualunque strada. Seguo i bagliori della luce. E arrivo in un luogo dove ricordo di essere già stato. Mi sento rinato. Ho bisogno della strada. Nuova Mercedes-Benz SLK. Quando la strada ti scorre dentro. Da 39.900 euro. Con sistema di navigazione incluso nel prezzo. Primo tempo l'avevamo uccisi, l'avevamo ammazzati loro. Sembravano una squadra, non so. Poi ci siamo detti, lo spogliatoio non è finita, stiamo forti, dai, andiamo forte ancora, così. Poi, non so, in pochi minuti hanno trovato un gol di testa, poi un tiro da fuori e poi dopo un rigore. In tutto in pochi minuti lì. Comunque era una partita maledetta perché dopo il portiere che fa una parata si usciva in quel modo, che neanche forse guardava in tribuna. Ho messo lì una mano, ha tirato pure forte e usciva. La mandata alta, quello fa capire che forse quella sera andavamo a vincere. L'ennesimo cross in area, Shevchenko, Dudek, Shevchenko, cosa ha preso Dudek? Ma io ho avuto due sconfitte che mi hanno lasciato il segno, la finale dell'Europeo contro la Francia, che lì veramente poi ancora non ho vinto niente, quella me la sono sognata non so per quanto tempo, poi però era finita la partita. E poi quella lì. Comunque l'estate è stata durissima perché ogni tanto sei a casa da solo e dici ma che è successo? Come è potuto accadere una roba del genere? Cioè, avevamo vinto, siamo giocatori importanti così di esperienza. E alla fine la spiegazione non te la dai. Però appena inizia la stagione, arrivi in ritiro, l'obiettivo riparte, sai, hai diciamo il dente avvelenato. Vuoi arrivare un'altra volta perché ormai è già assaporato che vuol dire arrivare lì e vincere. Ci siamo messi lì e tutta la squadra è ripartita forte e ci siamo tornati lì. Dopo la sconfitta non fai fatica, sì, ho detto ti mangi le unghie, ho detto 2 mesi che sei in vacanza e poi dopo riparti senza far tanta fatica perché una volta che sei abituato a vincere e a giocarti competizioni più grandi riparti, è automatica la cosa. Poi quando vinci invece quella è più facile, credo, molto più facile. Il primo ho preso una striga alto, non so, 2,5 metri. Mi sono piantato col ginocchio, mi sono rotto tutto. Crociato, collaterale, menisco, tutto è saltato. Però era il primo. Dicevo, vabbè, sono giovane, farò il prossimo. Poi sono andato lì in Corea, in Giappone. Mi hanno dato una tacchettata su un piede e mi sono rotto l'osso del dito. È andata così, però lì ho detto, forse ce la faccio a fare un altro, il mondiale. Sono andato all'altro. Anche lì mi è partito il pettino, un muscolo che non esiste, ce l'ho solo io, credo. Mi ha detto che si è stirato il pettino.
No, ironia, alla fine non ce l'avevo più, anzi l'ultimo è stato male. Sono tornato a casa, avevo vinto il mondiale, ho festeggiato tutto, però poi ho detto non è possibile, perché ma già io al mondiale lì in Germania mi sono stirato con la Repubblica Ceca. Poi stavo due giorni fermo, che mi passava un po' il dolore, poi provavo a correre perché comunque avvertivo che qualcosa di particolare poteva avvenire, perché la squadra andava forte tutto quanto, allora. E poi provavo un allenamento e mi ristiravo in allenamento. Però quattro volte, ho fatto quattro ricadute in un mondiale. L'ultima a Dortmund, mi ricordo, prima della semifinale con la Germania, lì basta, ho detto può bastare. Io sono abituato a giocare spesso, lì ho fatto le prime tre partite, perciò non me lo sento in fondo mio, perché sono abituato quando ho vinto che ho giocato sempre. Perciò adesso passando più tempo, più me lo sento un pochino mio, però sono consapevole che il momento più bello, perché le partite più belle sono state due, con la Germania e con e la finale con la Francia, no? Non ci sono state. Eravamo un gruppo forte che arrivava al mondiale con un'età giusta. Avevamo un allenatore forte, perché in nazionale ci vuole uno che ha la personalità di Lippi, credo io. Uno che tu sai benissimo che quando arrivi là ci sono 3.000 giornalisti che ti rompono tutto il giorno, che provano a creare polemiche per ogni cosa, anche se tu fai qualsiasi gesto in campo viene interpretato e ci si carica su un film. Credo che Lippi sia stata, oltre la parte tecnica, abbia gestito in modo perfetto tutto quel resto. Quando vai in nazionale è una cosa bellissima, infatti quando ho dovuto smettere, perché vedevo che con quel mio fisico non riusciva più, perché arrivavo a fine stagione cotto, andavo in una nazionale a fare un europeo, a fare un mondiale, mi rompevo, ma non a caso, cioè, perché il mio corpo non teneva più una stagione, più un mondiale. È stato un momento molto triste per me, perché quando arrivi a fare un mondiale tutto l'ambiente, quello che c'è, è bellissimo. Perciò pazienza. Comunque anche levando gli infortuni per me è stata un'avventura positiva. Ho fatto un europeo, quello lì che abbiamo perso la finale, dove ho fatto molto bene. Dove hanno fatto la cosa del pallone d'oro, sono arrivato quarto, mi sembra, una roba del genere, perciò non ho fatto soltanto l'infortunio, ho fatto qualcosa di buono, credo. Torno dal mondiale un po' così, mi ero fatto male, un po' nervoso, così inizio la stagione. In un'azione, in un calcio d'angolo, tengo per la maglia un difensore, un attaccante, l'attaccante mi sfila dietro, mi sento tirare la spalla, però sai, dico, mi capitano mille di queste cose. Poi continuo le partite dopo, sempre più male, sempre più male. Alla fine dicevano che non avevo niente, e invece mi si era staccato un tendine. Alla fine sono andato dal dottor Taverna qua a Milano, mi ha detto guarda, quando mi sono tolto la maglia mi ha detto ora ti devo operare, ho detto già, neanche mai guardato. Infatti mi si era staccato un pezzo qua. Poi sono andato a Miami, dove venivo dal mondiale così, il cervello iniziava un pochino a andare un po' fuori. No, sì, vabbè, normale che dopo tutte queste cose insieme che ti accadono, il cervello inizia un po'. No, niente di che, non è che sono dovuto andare da. Però. Allora Ancelotti ha detto guarda, scegli tu dove andarti a curare. Io, a me piace andare a Miami. Sono andato lì, sono andato in un centro dove fanno recupero della gente che gioca a baseball, a football, per le spalle sono bravissimi. Mi sono trovato benissimo, poi sono tornato e.
sto spesso con Maldini a Miami. Lui andava a ritiro a Malta, credo. E io rimanevo a Miami, comunque c'era il sole, anche io sto qui a dirlo. C'era un bellissimo, cioè stava benissimo. E mentre andava io, Paolo in spiaggia mi fa, dovevo andare a Malta, diceva sbrigati, mettiti a posto, dai, vinciamo la Champions. Io ho detto, vabbè, vai, ci vediamo Paolo, sta bene. Vai in Malta, io adesso sto un altro mesetto qua. E invece poi si è sistemato, sono tornato e niente, poi ho trovato la squadra che andava forte in quel momento e abbiamo iniziato a vincere una partita dietro l'altra, ci siamo ritrovati anche in finale quell'anno. Quella partita lì in casa eravamo troppo carichi, dovevamo vincere perché all'andata avevamo perso alla fine con un gol un po' così di Rooney, comunque abbiamo fatto una buona partita, la serata di Kakà è stata a Manchester, ha fatto delle cose mai viste. Qua eravamo sicuri che noi eravamo in casa, eravamo più forti di loro, fuori all'Old Trafford forse loro avevano qualcosina in più, ma in casa eravamo più forti. Siamo entrati decisi e credo che dal primo minuto non ci sta la storia. Finalmente vinciamo, no, anche perché ho detto non possiamo riperdere un'altra volta. Io almeno ero convinto di vincere. Poi abbiamo fatto il primo tempo, abbiamo giocato benissimo, abbiamo rischiato. Poi abbiamo fatto il primo gol di Pippo, quello del tiro di Andrea, ha detto oggi vinciamo, Istanbul basta una. E poi dopo infatti non abbiamo fatto credo una partita impressionante, però alla fine abbiamo vinto. Ma Ancelotti forse è stato l'allenatore che ha avuto più rapporto di tutti, ma non solo di tutta la squadra, aveva un rapporto bellissimo, lui, tutti i giocatori sono innamorati di Ancelotti, ma non perché ti fa fare quello che vuoi, perché comunque ha un rapporto con i giocatori che, come un padre. Poi sempre sapeva leggere molto bene le partite, l'avversario, ci metteva sempre bene in campo quando dovevamo affrontare squadre forti. Forse il giorno uno dei più brutti quando è andato via, perché comunque siamo stati tanto tempo, abbiamo vinto tanto, la sera poi rimaneva con noi dopo le partite in Champions, neanche sembrava un compagno di squadra, perciò. Andava via lui, c'era Paolo pure che stava smettendo, comunque è cambiato molto, hanno gente nuova, allenatore nuovo, e comunque è normale, il calcio è questo. Squadre rimangono, giocatori e allenatori cambieranno sempre. Non mi manca sfruttare per un gol o per qualcosa. Noi difensori siamo diversi dall'attaccante, cioè proprio per questo, perché abbiamo un profilo un po' più basso, credo, l'attaccante è più la star, più giusto così, perciò noi facciamo il nostro. Vabbè, Ronaldo stacca tutti, anche quelli che ci sono adesso per me, dei grandi campioni. Adesso c'è Messi, io ho giocato contro Cristiano Ronaldo, anche lui per me è fortissimo, è impressionante. E poi ci sono i giovani, ho visto Neymar che per me diventerà uno forte, anche lui un nome importante. E niente, poi
ho detto già, sempre con grandi attaccanti. Per me anche Bobo Vieri è stato un grandissimo centravanti, impressionante, ha fatto quegli anni che era devastante. Pippo Inzaghi, diciamolo, se no si offende. E comunque gli attaccanti bravi sono quelli che fanno gol. Per Pippo Inzaghi, Bobo Vieri, questa gente l'ha sempre fatto. Super Giù li conosci, sai che se giochi con Pippo Inzaghi non ti devi attaccare troppo, se no ti gira, è furbo in aria. E se trovi Ronaldo devi partire un quarto d'ora prima, se no se la butta avanti non lo prendi più, dipende pure dalle caratteristiche di ogni attaccante. Ci sono, a volte però fai tutti questi ragionamenti e non la becchi lo stesso. Dotti è, ci gioco contro quando ho 8 anni, lui gioca nella Lodigiani, io gioco nella Lazio, poi lui è andato alla Roma, stessa età, ci siamo incontrati non so mille volte e comunque tutti dicevano, no, questo qua quando aveva 10 anni già dicevano che, era, che diventava un fenomeno quando era grande, poi dopo l'ho diventato. Comunque ci stavo sempre rispetto, amicizia nazionale, lo vedo sempre con piacere. A Roma dicevano che eravamo nemici, cose, forse, le leggende che ti piace raccontare a Roma. Ci stavo sempre rispetto reciproco, sicuramente. Tiro così, con la visione di gioco che ha, può fare qualsiasi cosa. Tacco per Di Vaio, in area di rigore Di Vaio, la sua velocità, Di Vaio, col destro, Marco Di Vaio, un fantastico attaccante. Bomberino, Di Vaio, mi dispiace che è andato via presto, che non ha vinto lo scudetto con noi, perché se lo meritava, era un tanto tifoso. E niente, lui voleva giocare, l'ha visto benissimo la Lazio, soltanto che sai, un attacco è più difficile, sono nomi più importanti. E allora iniziamo ad andare in giro, Serie B, Serie A, così. E io penso che sia proprio un suo grande rammarico non essere rimasto e aver vissuto quegli anni lì. Loro sono gli altri. Io sono arrivato al Milan, ero sopra, le gambe sopra che sono minuscole. C'era Andrea, aveva una camera enorme qua a Milanello, perciò avevo un letto in più. Ho detto guarda, vengo io, lui mi ha detto vieni, è nata così. Poi io ho la passione per la PlayStation, lui forse un po' meno. È iniziato, poi noi, anche gioca a calcio, così è molto competitivo. Perciò sai, abbiamo bisogno sempre di... Allora abbiamo acceso la PlayStation, da lì vince una volta, poi vuoi rigiocare sempre. Alla fine sono 9 anni che giochiamo quasi tutti i giorni. Sembriamo due scemi, però abbiamo 35 anni. Però dai, non è così male. Abbiamo fatto per 6 anni Juve-Milan, io la Juve e lui il Milan. Poi abbiamo cambiato il gioco perché eravamo rimasti troppo indietro, siamo andati al 2009, ancora giocavamo al 2009 e abbiamo preso Barcellona contro Barcellona perché c'è Eto'o che è troppo forte, perciò chi ha Eto'o vince. E allora abbiamo preso tutte e due, così nessuno si lamenta. Abbiamo parlato un po' di giorni prima, cioè, eravamo tutti in bilico perché questa l'ultima settimana ci ha fatto sapere, diciamo, che il Milan ci ha dato appuntamento uno al giorno o due al giorno e tutti non si sapeva se ci proponevano qualcosa o no. Qualcuno gli era arrivato qualche segnale, a lui non gli era arrivato ancora niente e comunque credo che alla fine sono andati via, lui ha fatto la sua scelta, nel senso di andare in un'altra squadra, il Milan anche, perciò è stata una cosa consensuale, è andata bene a tutti e due. Comunque credo che Andrea sia uno degli ultimi geni del calcio, forse esagerato, ma per me è così, perché quello che ho visto fare a lui in questi 9 anni che sono stato qua al Milan io non l'ho visto fare mai a pochi e credo che dove andrà farà la differenza anche in altre parti. Mi mancherà perché ho detto sono in camera con lui da 9 anni. È un amico importante, una persona importante, ma mancherà a me, mancherà a tutti quanti, perché sembra uno che sta zitto, sembra uno un musone, alla fine è un ragazzo che fa ridere tutti, e perciò sarà una perdita, anche uno spogliatoio molto importante.
l'amicizia non c'è, perché vabbè, tutto quello che è, come dici tu, le pagliette, le cose, noi non le vediamo perché facciamo la vita, abbiamo i figli, le mogli, perciò le pagliette le vediamo poche. E perciò niente, ci frequentiamo fuori, l'amicizia è nata così, come quella con Marco da quando siamo piccoli, sono questi qua. Comunque chi dice che nel calcio non ci sono amici veri, non è vero, io l'ho trovati e li coltivo, spero per sempre. La famiglia è tutto, credo, è tutto. No, quell'episodio che mia moglie ha comprato la pagina della Gazzetta mi ha visto molto giù, era un periodaccio. Ero molto giù, la mia moglie non sapeva cosa fare, ha fatto sta cosa, però... Così, dai. No, poi la cosa del disegno dei miei figli. La famiglia credo che sia la cosa più importante, quello che ti fa raggiungere la maturità è la famiglia, perché finché non ce l'hai non pensi anche a altre cavolate, ma quando hai loro pensi solo a loro. Non penso di essere un esempio, penso che gli esempi ci devono essere i genitori per ogni figlio, non ci sono campioni, non ci sono... Penso che i figli devono guardare i genitori, perciò ecco perché è una responsabilità grande fare il genitore. Perché l'esempio, la voglia che dicono, poi fai uno fa una cavolata in campo, dice mio figlio ti ha visto ieri. Io penso che prima viene da... Tutti i figli vogliono imitare i genitori, perciò ogni genitore penso si deve comportare bene. Col tempo dicono tutti che poi ti piace più ricordare, raccontare. Speriamo, a me per adesso ho portato a San Siro due volte i miei figli. Speriamo che col tempo mi viene più di raccontargli le cose, anche perché mio figlio vedo che non è molto appassionato. Non vuole vedere mai una partita, vedo una partita mi chiede sempre di cambiare, perciò non mi sembra molto appassionato, perciò spero che qualcuno gli racconterà qualcosa di buono, almeno quello. Ho avuto paura di smettere, poi era nato tutto, ero in vacanza, c'era mio figlio di 3 mesi, pesava non so, 4 kg, 5 kg, l'ho preso da terra, l'ho tirato su, ho sentito una fitta impressionante, dico vabbè, ho preso su mio figlio, era un colpo della strega, poi neanche so che cos'è, dici sempre quando ti blocca la schiena colpo della strega. Poi invece devo fare la preparazione per poi dopo andare in ritiro, Paolo, sempre Paolo, ha detto andiamo a correre. Allora iniziamo, siamo partiti forte, dopo un po' sulla spiaggia eravamo, c'erano dei lettini, piano piano mi sono incagliato sul lettino, mi dice che hai fatto? No, guarda non ce la faccio, ma dai facciamo un altro po', guarda Paolo mi sono bloccato, io non riesco più a camminare. Allora sembrava, sai che mi piace scherzare, diceva stai scherzando, no, sono andato a casa e poi dopo è iniziato tutto il calvario. Signore e signori, è entrato in campo e lo salutiamo veramente con un abbraccio, Alessandro Nesta, primo minuto in questo campionato. Ho fatto l'ultima a Firenze perché proprio mi ha fatta fare, ma correvo, sembravo un pinguino, però niente, un calvario mai visto, ho provato, perché tutti mi dicevano se ti operi smetti di giocare, non riesci più a correre, non sai più fare. Allora ho ottenuto per non fare, sono stato a Miami anche lì, mi hanno fatto 1000 cure, sono stato dai dottori più bravi degli Stati Uniti, dappertutto sono stato. Alla fine mi sono rinchiodato l'ultimo giorno, mi sono fatto portare mia moglie dalla Q7, ho sbracato i sedili, mi sono fatto portare Madonnina e alla fine ho parlato con il chirurgo, mi sono fatto operare. Con il numero 13, Alessandro! Ha speso tanto e ha comprato giocatori importanti. Avevamo un gap importante, penso io, con l'Inter, perché dopo l'anno scorso non potevamo mai competere, anche se alla fine c'è stato un periodo che siamo arrivati lì vicino, però loro erano più forti di noi. Lì ha investito molto, l'Inter è calata abbastanza e abbiamo vinto uno scudetto, penso anche questo strameritato, perché siamo stati sempre avanti durante il campionato, abbiamo vinto scontri diretti con l'Inter e con il Napoli la stessa cosa. E alla fine è arrivato lo scudetto.
Ma Allegri è stata una novità. Forse questa squadra, dopo tanti anni, stessi allenatori, così, stesso modo di allenarsi, aveva bisogno di un cambiamento per riprendere motivazioni e tutto. Allegri è arrivato da noi, veniva dal Cagliari, è arrivato uno spogliatoio del Milan, è arrivato con molta umiltà, nello stesso modo è stato molto chiaro, ha messo delle regole che tutti devono rispettare. E poi credo che abbia fatto un gran lavoro anche tattico, abbia inserito i nuovi in modo giusto, e credo che l'importanza del suo arrivo in questo scudetto sia notevole. Per tornare a competere in Europa devi avere, non lo so, devi comprare qualche campione importante, credo qualcosa in più, perché in questo momento devi fare la guerra tra parentesi con Barcellona, Real Madrid, con queste squadre che sono piene, perciò io penso che il Milan comunque ha in mente, ha le idee chiare e punterà a quello. Io ho detto anche quello, ho avuto un bel rapporto, poi una volta che va via dal Milan ti chiama l'Inter, che fai? Non ci vai? Se pensi di continuare a fare quel mestiere che è l'allenatore, credo che se ti chiama l'Inter, che ha vinto l'anno prima la Coppa Campioni, è normale che ci vai. Quando ti ricapita? Però io non lo vedo come un traditore, un professionista che ha fatto le sue scelte, è stato coraggioso e da me avrà sempre rispetto. Ibra è forse il giocatore più importante che abbiamo. Forse ha fatto fare il salto di qualità quest'anno, ha fatto un girone d'andata impressionante e comunque quando non c'è si sente una mancanza. Forza il salto di pallone, poi prova il tiro, rete, che gol di Ibrahimovic, una magia incredibile. Però se non c'è un giocatore non può che la squadra che fa, non riesce più a giocare, sono altri campioni, avanti abbiamo Pato, abbiamo Cassano, abbiamo Robinho, adesso Pippo si riprende, perciò anche ogni giocatore in un sistema di gioco collaudato come quello del Milan si può sostituire con chiunque. Ma dipende da quanti anni, se mi dici a 14 anni sicuramente sono andato oltre le aspettative, se mi dici a 25 speravo qualche fortuna in meno, però sono molto soddisfatto, ho avuto tutto dal calcio, perciò penso che mi è andata non bene, benissimo, e adesso vediamo, faremo 1, 2, 3, 4 anni ancora. No, vediamo, stranno, vediamo che cosa fare, noi andiamo mese dopo mese, vediamo com'è e vediamo come andrà. Tutto il giorno così. Solo uno giorno, non so che squadra sei, dai, sinceramente. No, se ve lo dico, dillo, poi vi monti qualche immagine strana. Andiamo tutti. Vabbè. Stirato il pettino, sai che cos'è il pettino? No, cos'è quel muscolino? Io. Questo qua. Vedi. Make up some. Fai. Yeah, right. You won't make sense. I don't know. Let's try it. There we go. Makes no sense at all. Non ti ho mai chiesto perché hai preso il numero 13. Perché c'era solo quello. Thank you.
no sense at all. Makes no sense at all. Blah, 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 blah. Makes no sense at all.